15 giugno 1984. Muore a Padova il segretario del Partito Comunista Italiano, Enrico Berlinguer. Quattro giorni prima, il 7 giugno, il suo ultimo comizio, durante il quale viene colto da ictus. Nonostante il malore in corso e la folla che lo invita a smettere, Berlinguer continua ad andare avanti fino alla fine. Terminato il comizio, viene riaccompagnato in albergo dove entra in coma. Non si sveglierà più e un'emorragia cerebrale pone fine alla vita di uno degli uomini politici più amati di sempre. Al suo funerale, a Roma, partecipano 2 milioni di persone di ogni orientamento politico. Mai nell'Italia repubblicana si era avuta una manifestazione di tale portata nei confronti di una figura politica. Nato in Sardegna nel 1922, antifascista durante la guerra, entra nel Partito Comunista nel 1943. Ne diventa segretario nel 1972, carica che ricopre fino alla sua morte. È lui nel 1973 a proporre il compromesso storico, una collaborazione del Partito Comunista all'interno dei governi formati dalla Democrazia Cristiana. Una mossa rivoluzionaria e senza precedenti, fatta di trattative, di compromessi e di confronti con l'ala sinistra della DC, che aveva come riferimenti il presidente del partito Aldo Moro e il segretario Benigno Zaccagnini. Un nuovo corso che vuole conferire al Partito Comunista Italiano lo status di una grande forza politica occidentale, indipendente dall'Unione Sovietica. Sempre lui, 7 anni dopo, davanti ai clientelismi in occasione della distribuzione degli aiuti ai terremotati dell'Irpinia, pone la questione morale, denunciando le malefatte della politica e ponendo l'attenzione sugli scandali e la corruzione. Amato dai militanti comunisti e rispettato dai suoi avversari, Enrico Berlinguer è ancora oggi ricordato come un esempio di uomo di dialogo, riflessivo e rigoroso, ammirato anche da quanti non ne condividevano le idee.